Chi è Pino Masciari? Giuseppe Masciari è un imprenditore calabrese diventato testimone di giustizia nel 1997, quando denunciò e fece condannare numerosi esponenti della 'Ndrangheta, alcuni dei quali collusi con il mondo della mala politica e della mala giustizia. Da allora vive sottoposto a programma speciale di protezione insieme alla moglie e ai due figli minori. Si sono susseguite nel tempo varie sentenze anche della Commissione Centrale del Ministero dell'Interno, in cui si afferma il seguitare dello stato di pericolo del Masciari e del suo nucleo familiare. Inspiegabilmente, nel luglio 2004 viene emessa una sentenza della stessa Commissione Centrale del Ministero dell'Interno in cui veniva interrotto il programma di protezione alla famiglia Masciari, senza che venissero date sufficienti spiegazioni. Ne è seguita un'interpellanza parlamentare dell'onorevole Di Pietro, dell'onorevole Lumia e negli ultimi giorni anche dell'onorevole Laratta. A tutte le sollecitazioni è stato risposto con molte belle parole di solidarietà, ma nessuna azione concreta. Pino si è rivolto allora al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Che il 23 gennaio 2009 si è pronunciato stabilendo che il programma di protezione non può essere a scadenza. Lo stesso tribunale indica l'amministrazione come responsabile delle misure di protezione nei confronti del Masciari, valutandolo ancora come in pericolo di vita. Vengono chieste al Ministero degli Interni, con la medesima sentenza, immediate misure volte a favorire il processo di reinserimento della famiglia Masciari nel mondo sociale e lavorativo, liquidare il risarcimento riconosciuto dallo stesso Ministero dell'Interno per il fallimento dell'impresa edile, in quanto nessun dubbio sussiste circa il nesso causale tra le estorsioni subite e la dichiarazione di fallimento della propria azienda. Redigere una chiara valutazione del rischio attualmente incombente sulla famiglia del testimone di giustizia e predisporre di conseguenza la protezione adeguata. Ad oggi il Ministero degli Interni non ha provveduto ad ottemperare a nessun punto della sentenza del TAR. Esasperato dal silenzio assordante delle istituzioni, Pino ha scelto di ricorrere ad un atto estremo, quale lo sciopero della fame e della sete. Questa grave protesta sarebbe dovuta essere messa in atto il 7 aprile di fronte al Palazzo del Quirinale, a meno che la sentenza del TAR Lazio venisse ottemperata. A causa della sciagura che ha colpito l'Italia la notte tra il 5 e il 6 aprile, Pino Masciari ha emesso un comunicato stampa in cui annunciava la temporanea sospensione della sua protesta. Nelle sue
non reclama nient'altro che il ripristino dei suoi diritti. Ritengo non sia interesse di nessuno che Pino Masceri paghi anche questo prezzo per aver sempre avuto un profondo rispetto delle leggi e della giustizia. L'avvocato della famiglia Masceri ha chiaramente lasciato intendere che l'unica speranza per poter ripristinare lo stato di diritto del cittadino Pino Masceri è affidata all'interesse che i cittadini avranno nei confronti di questo eroe non ancora diventato mai.